Vediamo ora quali sono i meccanismi con cui il calore si può propagare. Sono essenzialmente tre: la conduzione, la convezione e l'irraggiamento. Il calore si propaga per conduzione attraverso i corpi solidi, per convezione attraverso i fluidi e per irraggiamento anche attraverso lo spazio vuoto. La conduzione è quando il calore si propaga, per esempio, da un'estremità all'altra di un oggetto, per esempio una sbarra di metallo. Il calore si comporta come un fluido che passa dalla zona più calda alla zona più fredda dell'asta di metallo. Si ha il trasporto dell'energia termica, quindi l'energia di agitazione delle particelle, in questo caso del metallo, senza che vi sia spostamento di materia. Non c'è spostamento di particelle, ma solo spostamento di energia termica. Immaginiamo il metallo costituito dal suo reticolo cristallino, immaginiamo che si estenda per una lunghezza molto, molto lunga. Se noi scaldiamo l'estremità destra, vuol dire che stiamo dando energia di agitazione termica al reticolo cristallino che si trova all'estremità destra, ma queste vibrazioni molto violente che compiono le particelle del reticolo cristallino vengono trasmesse alle particelle vicine che a loro volta le trasmettono alle particelle vicine, sempre più verso sinistra, finché questa vibrazione non raggiunge tutta la sbarra e fino all'estremità sinistra. Quindi si tratta di vibrazioni di agitazione termica che si propagano lungo questa impalcatura che è il reticolo cristallino. Quello che si propaga sono le vibrazioni più intense a destra e meno a sinistra, quindi queste vibrazioni si propagano, ma non si propagano, non è che si spostano le particelle, gli atomi o le molecole del solido. Quindi si sposta l'energia di agitazione termica, le vibrazioni, ma non la materia. Questa animazione mostra la propagazione del calore, cioè di questa vibrazione, di questa energia di agitazione termica, da un'estremità fino all'altra della sbarra di metallo. Non c'è spostamento di materia, ma soltanto di energia. Questa